Giuseppe Garibaldi del Grande Fratello ha scritto e pubblicato una lettera aperta a Beatrice Luzzi sul settimanale Di Più. Il giovane barman e collaboratore scolastico calabrese vorrebbe riconquistare la seconda classificata dell'ultima edizione del famoso e popolare reality show di Canale 5. «Ho sbagliato a causa della mia insicurezza», ha esordito Giuseppe, «e mi sono fatto condizionare, ma io credo in noi e per questo sono venuto da te a Roma due volte, la prima non mi hai voluto vedere, la seconda siamo andati al Colosseo, ma non è bastato». Bellissima Bea, ti scrivo per farti capire quanto sei importante per me, anche perché da quando siamo usciti dalla casa ho un pensiero fisso nella testa, conquistarti, ha spiegato Garibaldi. Ho rovinato tutto a causa delle mie insicurezze. Giuseppe si è giustificato raccontando dell'emozione della prima volta in televisione, l'emozione di stare accanto a una donna come lei, famosa, abituata alle pressioni. Tu eri un'attrice, eri lì tra i VIP, io invece chi ero? Nessuno e così immaginavo che tu nemmeno mi vedessi. Invece proprio quegli occhi, dopo qualche giorno, ho iniziato a sentirli nei miei, ci cercavamo, tu mi guardavi, io ti guardavo e ti sognavo e un giorno, due. L'ex concorrente del GF si è stupito ancora, è stato tutto così spontaneo e bellissimo tra di noi. Abbiamo passato un primo periodo perfetto. Il giorno giocavamo con gli altri inquilini, chiacchieravamo ma la notte era tutta per noi per stare vicini e per dirci le parole che solo noi capivamo. Poi qualcosa si è rotto, è una manipolatrice, ti vuole mettere contro di noi. Questo gli dicevano gli altri inquilini della casa del Grande Fratello, che stupido, che occasione persa. Poi, nelle ultime settimane, nella casa ho provato a cercarti di nuovo, ci siamo in parte ritrovati, ma ormai il gioco era finito, rimanevano poche puntate e sono rimasto con il rimpianto di un desiderio interrotto. Poi nella lettera pubblica da Di Più ha scritto di aver capito di aver sbagliato, ora sogno di riaverti tra le mie braccia, e soprattutto non voglio più deluderti. Ti assicuro. Ce la sto mettendo tutta per farti capire quanto sei importante per me, anche se non me ne va bene una. Qualche settimana fa Giuseppe è andato a Roma per incontrarla. Gli aveva dato appuntamento a casa sua per un caffè ma lui è arrivato tardi e Bea non gli ha voluto più aprire, hai ragione Bea, lo meritavo. Mentre era il Grande Fratello ti avevo detto che mi piacerebbe portarti a Tropea per amarci tra la bellezza di quei paesaggi. L'invito è sempre valido, ha sottolineato Garibaldi, anche perché Tropea è bellissima, ma ora ho voglia di portarti anche in un luogo un po' particolare, selvaggio, non contaminato dal via vai della gente, dei turisti, la cima più bella dell'Aspromonte, Montalto. Non ci serve niente, solo un sacco a pelo e gli scarponcini. Beatrice Luzzi accetterà questa proposta? Staremo a vedere. We'll be right back.